Ragazzi, io sono Ferenica. E io sono Steph. E quest'oggi giocheremo a Fortnite. Ma non giocheremo a Fortnite normalmente, perché giocheremo con il mouse gigante. Abbiamo già fatto un video del genere su Steph Ferri, il nostro secondo canale, quindi andate a vedervelo. E in particolare oggi qual è l'obiettivo? Oggi l'obiettivo è quello di allenarci con questo mouse per riuscire poi a registrare un video dove vinco un game di Fortnite con questo mouse da pubblicare appunto nel secondo canale. Quindi passate, esatto, a Steph Ferri a vederlo. E adesso divertitevi a vedermi impazzire. Allora, sì, mettiamo anche l'altra inquadratura, così vi rendete conto della differenza tra un mouse normale e questo. È un mouse appunto normale, classico. Mm-hmm. Questo è quello gigante, cioè. Inoltre, guardate la mia mano come tiene un mouse del genere, guardate come tiene questo. Quindi potete ben capire che differenza, certo, totalmente, esatto, abissale. Esatto, quindi... Allora, per chi non ha visto il video su Steph Ferri, io ci tengo a dire, Steph, che non è andata per niente bene. Qualche kill l'ha fatta. 4 kill. Qualche kill l'ha fatta. 4. Però per il resto sembrava di vedere una persona che ha appena aperto il gioco per la prima volta. Sinceramente, Steph, senza offesa, perché non è colpa tua, ma è colpa del mouse. Ovviamente il nostro bellissimo mouse, che viene descritto come il miglior mouse per i computer. Ma non lo è, Steph, non lo è purtroppo. Sì che lo è, Fer. Quest'oggi ce la facciamo. Ok, almeno sei positivo, dai, sì, è una buona cosa. Lo resto ogni volta, sto cercando di imparare nuove impugnature per tenerlo. Adesso vediamo un pochettino come magari va. Magari poi funzionerà dandogli testate, Steph, ti metti così. Però mi sono ricordato che gli dovevo abbassare un po' i DPI a questo mouse. Perché la sensibilità è terribile, esatto, facciamo così. Perché questo DPI di base, lo ridiciamo, nella confezione c'era scritto che ha 800 DPI, che comunque non è male. La cosa più problematica è il fucile a pompa. Sì, con l'M16 me la cavicchio, cioè è fattibile. Il fucile a pompa è un problema, quindi cosa dovrei fare? Dovrei evitare di andare in una città. Guarda quanto bella gente da killare, no, Steph, guarda. No, è finissimo. C'è nessuno. Guarda, lei già Fare, non ho le cuffie. Perché non te le sei messo? Riesci a mettere le mie cuffie? No, non posso, sono troppo lontana, sono dall'altra parte. Spero non ci sia nessuno. Bene. Cioè, vuole aumentare pure la difficoltà dimenticandosi le cuffie. E ogni volta cioè, faccio oggi vuoi fare proprio l'allenamento hardcore. No, non era il mio obiettivo, ok? Ok, cioè l'equipaggiamento è molto buono. Quindi se noi adesso riusciamo ad andare a barricarci, tipo, buongiorno, salve, sì, arrivederci, grazie. Ok, tu hai Z, facciamo così. Ok. Ok. Pff, hai visto che ho mettiato una granata, sì? Sì, 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 sì. Ok, sì. Cuffie, 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 vai, ci sei. Sì, il discorso... che devo sistemarti le armi. Non so dove sono. Dun 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 dun. Ogni volta che premi il mouse, boom boom boom. Ok, adesso noi buchiamo qua. Ok, per uscire ci mettiamo il nostro fucile a pompa. Raga, one hit. Dove è finito? Ah, eccolo. Vieni qua. Ma non ha niente che neanche cerca di già spararti. Ok, ok, ok. Dai, almeno contro uno col piccone, Steph, dovevi farcela. Aspetta. Oh no. Questo non ha solo il piccone. Ok. Ma ragazzi, cioè io penso che se vedessero contro chi hanno perso, disinstallano il gioco. L'hai sentito il poppa? Io lo disinstallerei personalmente, ma va bene. Allora, ok, ricaricato, ricaricato, ricaricato. Ok. Con molta calma andiamo qua. Oh, due kill, Fere. Oh, dai, va bene. Sentito gente che spara. Ok. Vedi? Sali giù. Di precisione. Wow. Mamma mia, che preciso che... Sto missando i tasti perché per di più la tua tastiera io la sopporto meno di questo mouse. Ma perché la tua è molto vecchia, sei abituata alle tastiere vecchie, la mia è nuova, Steph, è nuova. Lo so, però sono abituato così. Beviti lo shield, vai. Guarda cosa ho sentito, guarda cosa ho sentito, un'altra cesta. E qua abbiamo l'RPG. Vabbè. Quasi. Facciamo così, ci tiriamo lo shieldone, ci prendiamo il portaforte. Abbiamo un bel loadout, credo che in città ce ne manchi uno da ammazzare. Ok. Vediamo se ci riusciamo. Aspetta che ci spostiamo anche un pochettino, raddrizziamo tutto. Sì. Ok, lo vedi? Sì, eccolo. Vado, vado, vado. Ma tutti da te arrivano poi. Vabbè. Ciao, bello. Vabbè. Ma cosa va sparando lui? Io devo dire una cosa. Dal primo video che abbiamo fatto,
sei comunque migliorato senza mai ritoccare questo mouse. Sì, non ci ho mai rigiocato, cioè, com'è vero. Possibile questa cosa? Com'è possibile? Perché sto cercando di non far ricordare al mio cervello che io ho questo mouse. Quindi è un mouse normale, bellissimo. Poi trovo anche gente bravina. Certo, mica sono scarsi. Ma è morto da caduta dopo che io l'ho sparato. Ma com'è possibile? Perché comunque ha fatto pure un saltellino. Ci sta. Vabbè. No, perché gli avevo tolto molto, No, quello sì, ti ho visto che l'hai colpito. Oh, altra kill. Più o meno. Qua, se, no, sì, è una kill, perché se uno comunque cade e fa l'errore e ci muore, è comunque è morto kill, perché comunque era sotto pressure dai miei spari portentosi. Esatto, però hai visto che gli tornano scarre? Sì, l'ho visto. Un errore è pur sempre un errore. Siamo più o meno a 4 kill, cioè abbiamo dominato boschetto, ragazzi. Sì, se contiamo quello che è caduto, sono 4 kill. Io non ci credo. Allora, ricarico questo. Però mi sento scomodo, Beh, ci mancherebbe solo che ti senti comodo. Nel senso, non ho il feeling del tipo, ah, la vinco, capito? Non ce l'ho questo feeling, no, però ovviamente almeno sta andando un po' meglio, quello sì. Facciamo un pochino di legna, che non ho neanche mazzi, mi ci mancava solo quello. Sono migliorato nel riuscire a billare, nel senso che alla fine non è un grosso ostacolo il billing con un mouse del genere. Mi sono abituato un pochino e quello è fattibile. Il problema, Steph, c'è da dire una cosa. Se diventi un pro con questo mouse, puoi dire di essere l'unico al mondo capace di padroneggiare il Jumbo Mouse. Beh, guarda, domani deve venire Lally a casa e io sono curioso, anche Massi, sono curioso di vedere se loro sono in grado, però ovviamente no, cioè ovviamente no. non credo, penso che impazzeranno. Allora, andiamo verso il campo da calcio, che dovrebbe essere abbastanza tranquillo. Purtroppo con questo fight, comunque, avendo missato il primo colpo di pompa, ho perso tutto lo shield. Lo so. E 75 HP sono davvero pochi, mi servirebbe un fight davvero facile da risolvere, molto facile da risolvere. Molto facile. Ho capito. Cioè, misso, non ho shield, triste. Lì c'è una rampa, l'hai vista? Sì, vado. Quindi qualcuno c'è già stato, quindi non ho speranza di trovare il loot. Anche lì ci sono rampe. È leggermente troppo veloce anche così, comunque. Vediamo se riesco. Proprio velocissimi. Così. Ok. Perfetto. Ok. Secondo me così siamo ancora più forti. Cosa pensi, Fer? Secondo me il mio prossimo rivale mi ammazza. Questo no, secondo me ce la fai. Cavolo, l'avresti ammazzato 15 volte con l'arma normale. Si è girato in tutte le direzioni, meno che nella tua. Però mi devo muovere perché sennò arrivano altri player. Sì, ovvio. Vabbè. Non era bravo, per fortuna mia. Però no, mi vabbè, sa che non aveva neanche shield da regalarmi. Era pieno zeppo di shield per se stesso. Bevuti. Perché porca miseria quanto shield aveva. Però per Steph niente. Non aveva neanche colpi. Ma dai, ma perché? Abbiamo un mouse brutto, non ci attaccare. Dai, no, fai da bravo. Non impazzire, dai, su. Cattivissimo questo. È bravo. Proprio è arrabbiato. Vuole ucciderti, Steph. Ok. Sono morto, Sì. Bel modo, comunque. Dai, lasciami in pace. No, col pompa no. Sì, io lo stavo baitando. Vabbè, ci sta. Mi sentivo lentissimo. No, era comunque bravino. E ovviamente è difficile essere precisi e veloci con questa roba. Allora, neanche chiamare i mouse. A fare tutte le kill del mondo non ce la posso fare. Ormai mi è chiaro. Me la sono anche cavata, ma non ce la posso fare. Quindi adesso mi alleno per la tattica stealth per il video su Steph Fere. E vediamo esatto. Se stando stra stealth funziona. Devo vincere un game. Starò nascosto perché non posso killare tutti sì, i player come ho provato a fare questo match.
Quindi sto nascosto però su queste papere. Nelle kill te la stai anche cavicchiando. Anche questo fight comunque l'ho preso col colpo di pompa. Se te la giochi è dato abbastanza stealth, io ti dico, la vittoria non è impossibile. Bisogna giocarsela bene, ma non è impossibile. Speriamo. In ogni caso, ci fermiamo così per questo video. Speriamo che vi sia piaciuto. Qua sotto compariranno, come sempre, altri video. Andate a vedervi appunto il video dove abbiamo provato il mouse gigante su StefFere. Preparatevi, perché appunto su StefFere uscirà il video dove vinco. In un modo o nell'altro deve uscire quel video, quindi in qualche modo uscirà. Speriamo che vi sia piaciuto e ci fermiamo così. Ciao ciao!